Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial di Alteryx. Oggi andremo a vedere come analizzare i dati geografici. Il tutorial che andremo a vedere si trova nel menu Help, Sample Workflow, Tutorial, Location Analysis. Utilizzeremo questo perché tutti i dati che vengono aperti sono già presenti nella cartella di installazione di Alteryx. E in pratica quello che andremo a fare in questo tutorial è aprire un file che contiene dati geografici dei nostri negozi ipotetici. Creare una trade area con un raggio di 15 miglia da ogni nostro negozio. Dopodiché apriremo un file invece che ha tutti i nostri clienti, tutti i nostri contatti e andremo a vedere quali di questi clienti rientrano nella trade area di 15 miglia che abbiamo creato. In questo modo potremo andare ad analizzare quanti e volendo anche quali clienti ci sono entro 15 miglia da tutti i nostri punti vendita. Ok, cancelliamo questi dati e iniziamo con il tutorial. Andiamo nella sezione In e Out. Andiamo a cercare il nostro file location.tab. Vedete, contiene questi point che sono dei dati geografici. Se mettiamo un browser tool, vediamo che sono esattamente questi 5 punti, sono i nostri 5 dati. Inseriamo un altro input data, andiamo a aprire il file con i contatti. ContDB. E vedete che anche qui abbiamo dei dati geografici, coordinate di latitudine e longitudine. Allora, prima cosa da fare, abbiamo detto che vogliamo creare una trade area di 15 miglia. Abbiamo qua il tool apposta. Qui l'unica cosa che possiamo scegliere sono degli special object. Selezioniamo 15, scriviamo 15 e poi scegliamo raggio in miglia, possiamo anche scegliere raggio in chilometri o anche la distanza in tempo di minuti di guida. Clicchiamo su ok e vediamo che il tool ci ha creato dei poligoni. Il poligono non è nient'altro che il raggio di 15 miglia che noi abbiamo detto di creare. Ora, per poter unire il poligono creato con i dati sui nostri contatti, dobbiamo trasformare questa latitudine e longitudine in un dato geografico. Quindi torniamo qua nella sezione verde spatial e selezioniamo il Create Points. Create Points dal campo latitudine e longitudine ci crea i punti, che sono poi lo stesso dato che avevamo qui. Bene, ora che abbiamo il poligono della trade area e i punti di dove sono situati tutti i contatti, possiamo utilizzare lo spatial match, che altro non è una sorta di join tra i dati geografici, nel connettore T target. Andiamo a dirgli che vogliamo che vada a studiare la nostra trade area. Nel connettore U Universe, invece, gli diciamo di prendere il centro ID dei punti che siamo andati a creare. E dove andare a effettuare il target? Noi vogliamo vedere tutti i contatti che rientrano dentro al raggio che abbiamo disegnato, quindi abbiamo bisogno di un'intersezione. Quindi quello che stiamo dicendo a questo tool è:
Prendi tutti i dati che arrivano dall'universo di tutti i clienti esistenti e restituiscimi quelli che rientrano nel target dei 15 miglia di raggio creato. Mandiamo in esecuzione e vediamo che abbiamo due tools in uscita. I dati che matchano la nostra richiesta e quelli che non matchano la nostra richiesta. Se noi mettiamo un browser tool qua sulla M e mandiamo il run, vediamo che per l'unica location che ci ha restituito un risultato, cioè Boulder, abbiamo tutti questi clienti qui, che sono il cliente 18, 5, 11, 3, 21, che rientrano all'interno del raggio creato. Le altre quattro location invece non hanno nessun contatto all'interno della trade area che noi abbiamo creato.